Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let her grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Dopo Gwyn e Nashandra come boss finali dei primi due Dark Souls, giungere al cospetto dell'anima dei Tizzoni è a primo impatto piuttosto deludente. L'ultimo ostacolo di fronte alla fornace della prima fiamma si rivela apparentemente come un nemico vuoto e decontestualizzato. Chi è, cosa rappresenta e soprattutto perché lo combattiamo? Come spesso accade nel mondo dei giochi From Software, le traduzioni non hanno reso giustizia al senso originale dell'opera. Il nome giapponese di questo boss è Otachi no Kenshin, nome composto da tre parole. Otachi, che significa re nella sua forma plurale, quindi i re. No, particella possessiva che in italiano possiamo tradurre con la preposizione dei. Kenshin, un termine del buddismo giapponese, che indica in particolare il corpo fisico del Buddha che appare in questo mondo. Si potrebbe tradurre come incarnazione, reincarnazione, personificazione o avatar. Quindi, unendo i pezzi, possiamo tradurre più fedelmente il nome dell'anima dei Tizzoni come personificazione dei re o incarnazione dei lord. In altre parole, si tratta di un'entità formatasi dall'energia stessa della prima fiamma, che conserva in sé il potere di tutti quelli che hanno vincolato il fuoco. Egli, quindi, attinge al potere di tutte le esperienze di vita di chi è venuto in contatto con la prima fiamma. Di fatto rappresenta Gwyn, il non morto prescelto, il portatore della maledizione e molti altri in un unico individuo. Per questa ragione l'anima dei Tizzoni ha accesso al potere dei miracoli, alla stregoneria, alla piromanzia, nonché a tecniche di combattimento varie caratteristiche, come ad esempio la capriola all'indietro. Egli è una sorta di re senza nome che rappresenta tutti pur non essendo di fatto nessuno. Un guerriero sconosciuto che, consapevole di non avere un'identità propria, tutela l'accesso alla prima fiamma. Solo una fiamma sopita sufficientemente forte potrà portare a termine il suo compito. Solo colui che è in grado di sconfiggere gli eroi del passato riuscirà a plasmare un nuovo futuro. Trovo molto poetico come i due boss conclusivi della saga di Dark Souls, ossia l'anima dei Tizzoni e Gael, siano due perfetti sconosciuti. Questi due sono capaci di raccontare diverse storie, ma nessuna di esse, in fondo, gli appartiene veramente, in quanto ciò che è importante in questo caso non è il loro background, ma le loro azioni. Così come d'altronde è per i nostri protagonisti, che si trovano a vagare per dei mondi in rovina senza avere una storia. Eppure a dirla tutta, una storia ce l'hanno e come, ed è la nostra. La nostra volontà di non arrenderci e di scoprire se in fondo c'è una via di uscita all'età del fuoco. Un lieto fine nascosto dietro le ombre di un destino già scritto. Vorrei concludere soffermandomi sulla prima fiamma. Contrariamente al suo essere pura energia, credo che a questo punto abbia sviluppato una sorta di coscienza. Ogni anima che vi è ritornata aveva una storia, degli affetti, dei desideri e delle paure. Tutto questo trova la sua concreta manifestazione nell'anima dei Tizzoni,
che nasce dalla prima fiamma per volontà della stessa. Dovremmo quindi essere pronti a combattere, dimostrando al destino che siamo pronti ad affrancarci da esso. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Inoltre, nella playlist di Dark Souls 3 trovi tanti altri video su questo titolo.